La Lucchese forse ci ha messo un po' di attenzione in più. Sì, la differenza l'ha fatta questa, soprattutto i primi minuti dove abbiamo preso un gol evitabilissimo su un disimpegno errato e dopo è stato tutto in salita, anche se poi anche sul 2-0 abbiamo fatto nella gara, tutto il primo tempo abbiamo creato veramente tantissime occasioni, anche giocate di pregevole fattura, però non era facile ribaltarle nella ripresa quando poi la condizione praticamente... Molti avevano i crampi, c'era tantissima stanchezza, con spazi larghi la Lucchese è andata a nozze, però come hai detto tu, giusto con un pizzico di attenzione in più avremmo comunque evitato dei gol, sono stati dei grandissimi errori, però ripeto, in questo finale di stagione ci può stare. Onestamente, a che minuto hai pensato, adesso è andata questa Supercoppa? Ma sul 3-1, è normale che sul 3-1 non era più... pensabile poterla rimontare, anche perché avevo cambiato qualcosa e non siamo ugualmente riusciti a creare grattacapi alla Lucchese, che si è coperta bene ed è ripartita in contropiede, si era perso smalto, si era persa lucidità e quindi recuperare poi due gol era difficile. Bello comunque il tributo che ti ha dato il pubblico di Lucca. Sì, è già la seconda volta che vengo da avversario, è sempre bello ritornare perché comunque ho passato 7 anni straordinari da calciatore e quindi ringrazio i tifosi che ancora una volta mi hanno manifestato questo affetto e quindi li ringrazio pubblicamente. Mister, in abito da sera, questa sera ex sindaco di Lucca, l'anno prossimo sulla tuta c'è ancora scritto SS Questabile. Guarda, non vorrei essere ripetitivo, ho già detto che da domani si penserà al futuro, parlerò con il presidente Giglio e con il presidente Manniello e poi saprete quello che succederà. Onestamente, quali le titubanze nel proseguire e quali invece le convinzioni se si va avanti? Ma è normale che un allenatore deve valutare tutto a 360 gradi, è diverso dal fare il calciatore, quindi proprio per questo motivo, per le tante situazioni che comunque si sono venute a creare da qua alla fine del campionato, insomma stiamo valutando proprio questo. Quindi ripeto, anche la società in queste settimane sta facendo piano piano chiarezza su certe situazioni e poi, ripeto, avrò possibilità di parlare con i presidenti e decideremo. Allora, 12° uomo in campo, anche se pochini quest'anno tutti quanti almenti, però le gradinate sono state di quel giusto che bastava, colorate di gialloblè. Un plauso a tutti gli abbonati, a chi ha dato fiducia ai distinti e alla tribuna e alla curva sud, quella che è stata sempre negli anni il fantomatico 12° uomo in campo. So che devi fare degli auguri particolari ad una piazza, dei ragazzi che ti sono stati sempre vicino, ti hanno sannato e come calciatore quando difendevi i colori della USA con la professionalità che ti ha sempre contraddistinto e quest'oggi fino alla fine come tecnico di questa USAP per una stagione davvero da incorniciare. Auguri particolari. Sì, abbiamo sempre detto che dedicavamo questa vittoria del campionato a tutti quelli che ci hanno seguito dall'inizio alla fine, che non si sono fatti demoralizzare dalla retrocessione e quindi un augurio particolare poi a Carmine e Rossella che so che in settimana faranno il grande passo, quindi si sposeranno. Quindi auguri da parte di mister Rastelli a Carmine e a Rossella della gloriosa curva della USAP. Giovanni, probabilmente quell'errore sul primo gol in campionato non l'avresti commesso. Vabbè, a parte queste cose, queste soffisserie ci sta nel calcio, sbaglia uno, sbaglia l'altro. Noi abbiamo affrontato la partita in maniera tranquilla, spensierata, come era giusto, come una partita molto corretta tra due squadre che si è vista sul campo con bellissime giocate, ci siamo divertiti in campo, abbiamo scherzato, abbiamo riso. Certo, la competizione era sempre, c'era in ballo una coppa, però alla fine... E la cosa più bella penso sia stata la nostra partita, ovviamente Lucchese e di Westabbia, che ci siamo rispettati in campo, ci siamo divertiti con belle giocate, l'importante era quello, poi il resto lo commenterete voi. Ovviamente adesso la palla passa al futuro. Futuro che la USAB sta progettando tra mille difficoltà, però sta progettando. Tu
saresti felice di proseguire il tuo progetto con la USA? Io l'importante è, spero che ci sia un progetto serio, come del resto le società, le forti società si costruiscono su progetti seri e duraturi. Io c'ho un altro anno di contratto, quindi sono un giocatore della Juve Stabia a tutti gli effetti. È ovvio che come ogni fine anno tutte le parti si incontreranno, tutti i giocatori si incontreranno con i direttori, con i presidenti per stabilire tante cose, non lo so, per parlare degli obiettivi, per, come ogni anno, insomma, no? Come tutto, come è normale che sia, insomma. L'importante comunque è che ci siano progetti seri e mirati, insomma, per costruire un'ottima squadra e per poter ambire a palcoscenici diversi bisogna progettare in maniera con basi solide. Ovviamente in tanti stanno parlando del gruppo di quest'anno, secondo te è una buona base di partenza? Ossia, con questo gruppo, più magari 4-5 innesti, si può fare un buon campionato di prima divisione a tuo avviso? Io credo di sì, se sì, con 4-5 innesti di categoria che fanno la differenza, sicuramente. E questo gruppo, ha detto bene, lo vorrei sottolineare, è stato un gruppo di ragazzi, di bravissimi ragazzi, di ragazzi che ha rispettato sempre il compagno, ha rispettato sempre il mister, anzi tutto lo staff tecnico. L'abbiamo seguito dal 12 luglio, da quando siamo partiti in ritiro, e non ci siamo mai tirati indietro in qualsiasi difficoltà, anche nei momenti peggiori. Mi ricordo quando eravamo a meno 7 al Catanzaro, noi non abbiamo mai mollato nulla, l'abbiamo sempre dimostrato giornalmente, e questo è il gruppo forte di carattere, questo che anche soprattutto nelle difficoltà non ha mai mollato, anzi abbiamo dato sempre di più. Poi ci sono, in un campionato si sa, ci sono alti e bassi, però noi sia negli alti che nei bassi siamo trovati sempre pronti contro tante, e vi posso assicurare, contro tante problematiche che siamo stati bravi a tenere, a mettere da parte e andare avanti per la nostra strada e per poi arrivare all'obiettivo finale. Grazie. Ciao, ciao.